giornate intere di lavoro trascurate, eccoci qua. E abbiamo pensato di organizzare questo convegno insieme con l'Associazione Amica di Roma e ovviamente col Tribunale della Salute di Potenza Bicena, degnamente rappresentato dall'insegnante Giovannella Magini Mazzarella, per fare un percorso di conoscenza. Noi, i cittadini in potenza, da sempre si interrogano sugli effetti, se ci sono degli effetti del radar, quali sono le conseguenze dell'esposizione. In più, negli ultimi anni abbiamo vissuto anche rapide installazioni di apparecchiature che utilizzano la tecnologia della radiofrequenza. Praticamente viviamo immersi in campi elettromagnetici artificiali prodotti da queste tecnologie. Ma una domanda sorge spontanea: che cosa, ci sono degli effetti legati all'esposizione a questi campi elettromagnetici artificiali? I cittadini e le istituzioni meritano delle risposte, io credo. Risposte per i cittadini e strumenti per le istituzioni affinché possano tutelare al meglio la salute di noi cittadini. Non rubo ulteriormente tempo, faccio una raccomandazione a tutti i relatori e a chi interverrà anche per i saluti di rimanere nei tempi precisi che ci siamo dati, perché il programma e convegno è molto denso e quindi ha una forma di rispetto anche per ciascun relatore che seguirà, per evitare qualsiasi sforamento del tempo ci saremo io e la dottoressa Francesca Romano Orlando con dei cartelli che indicheranno 5 minuti di tempo rimanente, 2 minuti e il tempo esaurito. Vi ringrazio, cedo la parola al sindaco Sergio Paolucci che ci ospita gentilmente. Prego, sindaco. Buongiorno a tutti e benvenuti a Potenza Bicena. Un saluto particolare a tutti gli ospiti che vengono anche dall'estero. Siamo felici di ospitarli qui a Potenza Bicena per questo convegno. Potenza Bicena è una città molto antica, 2000 anni di storia. È una città d'arte, ci troviamo in un luogo particolare, una ex chiesa che abbiamo trasformato in un auditorium. In questa città ci sono molte testimonianze di storia secolare. Potenza Bicena è anche una città, diciamo oggi moderna, una città turistica, una città industriale, una città attenta anche all'ambiente. Molte iniziative da noi vengono sviluppate per tutelare l'ambiente, per tutelare il nostro paesaggio, che è un paesaggio ricco, oltre che di storia, anche di specialità, di pregevolezze di carattere ambientale. In questo nostro territorio c'è questo radar, che sta qui dal 1956 e che per tanti aspetti, insomma, ha rappresentato in vari momenti elemento di preoccupazione, di dubbi in ordine al rapporto con la salute dei cittadini. Noi voglio solo accennare alcune considerazioni di carattere generale. Siamo ovviamente molto attenti alla salute dei cittadini, che riteniamo sia un valore non negoziabile. La salute dei cittadini è un
un obiettivo da perseguire sistematicamente, senza esitazioni e senza dubbi, e nulla può essere sacrificato da questo punto di vista per assicurarla. Quindi non ci sono certamente, non ci possono essere ragioni di carattere tecnico o di altra natura per sacrificare la salute dei cittadini. Accogliamo quindi questo convegno con attenzione e anche con interesse, perché questo sicuramente riteniamo possa contribuire a migliorare la conoscenza, e siamo aperti al confronto con tutti coloro che hanno su questo tema qualcosa da dire, qualcosa da farci conoscere per migliorare per migliorare il funzionamento degli apparati e soprattutto per rassicurare la popolazione. Credo che sia importante, direi fondamentale, affrontare questo argomento con criteri di scientificità, evitando strumentalizzazioni, soprattutto poi quelle di natura politica, che certamente non aiutano a rendere il confronto più sereno e soprattutto più oggettivo. Io quindi mi appello a tutti quanti presenti, ma soprattutto alle istituzioni, affinché si facciano tutte le indagini, si facciano tutte le verifiche, i controlli, per accertare intanto lo stato, il rispetto delle leggi, e poi perché si conosca ancora in maniera ancora più approfondita l'argomento, e quindi si valutino fino in fondo gli effetti di questi strumenti sulla salute dei cittadini. Ringrazio l'ARPAM e l'ASUR, che sono le due istituzioni che per prime si occupano sia degli aspetti tecnologici che degli aspetti sanitari, per l'attività che hanno svolto anche recentemente e che hanno portato elementi anche di rassicurazione nei confronti della cittadinanza. Ringrazio anche Città Prestata per aver organizzato questa iniziativa, e auspico che il confronto, il dibattito di questo convegno e soprattutto anche gli eventi futuri che ci potranno essere siano ispirati al confronto e al dialogo, non certo allo scontro o alla affermazione di posizioni ideologiche che non gioverebbero a nessuno. Ribadisco che siamo interessati alla salute dei cittadini, alla salvaguardia della salute, e su questo fronte siamo disponibili a collaborare e a contribuire per il suo raggiungimento. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie al Sindaco per la sua presenza, per aver concesso il patrocinio e per ospitarci in questa città bellissima. Sono Francesca Romano Orlando, vicepresidente dell'Associazione Amica. Noi ci occupiamo di campi elettromagnetici, di inquinamento chimico ambientale da 10 anni. Quest'anno la nostra associazione appunto compie 10 anni, e vi dobbiamo dire che negli ultimi anni c'è stata un'esplosione di contatti che ci arrivano da persone che hanno problemi con i campi elettromagnetici, siano essi radar, siano essi problemi di wifi negli ambienti pubblici, luoghi di lavoro, così come problemi con i ripetitori dei cellulari. Quindi secondo noi il problema dell'inquinamento da radiazioni non ionizzanti è una priorità della nostra società, soprattutto perché, come sempre sappiamo, c'è un lasso di tempo che passa dal momento in cui la comunità scientifica riscontra dei rischi per la salute pubblica e il tempo in cui la politica ne prende atto con delle decisioni che sono spesso difficili e oggetto di contrattazione, come diceva appunto il Sindaco, di carattere politico e partitico. E quello che noi intendiamo fare oggi è di portarvi
Le migliori conoscenze disponibili oggi nel panorama scientifico relativo ai rischi legati ai radar e alla radiofrequenza. Questo convegno è finanziato dai cittadini, quindi c'è una limpidezza e trasparenza negli obiettivi. Gli obiettivi sono semplici, quelli di portare la priorità nel dibattito cittadino, che è quello della salute pubblica. E speriamo che al termine di questo convegno si possa anche raggiungere una sorta di risoluzione, di accordo, cioè di far sì che con tutte le evidenze che vengono portate oggi a questo tavolo si possa anche trarre delle conclusioni. Vi ringrazio a tutti quanti per la partecipazione e veramente congratulazioni di affetto profondo a tutti i volontari di Città Prestata che hanno fatto oggi un miracolo. Vorrei che chiunque sia presente qui oggi, relatori e pubblico, si renda conto che c'è un lavoro immenso nell'organizzazione di questo convegno, quindi grazie e complimenti vivissimi. Salve. Prima di passare la parola ai relatori c'era il dottor Fiorenzo Marinelli che voleva fare una precisazione di carattere scientifico. Sì, questo lavoro per verificare un po' la situazione sul problema della salute a Potenza Picena è cominciato parecchi anni fa ad opera della signora Mazzarella, e che ha coinvolto in questa attività molte persone che si sono interessate successivamente. E ricordo le difficoltà che sono state trovate nel cercare la verità sugli effetti che la presenza del radar ha provocato in queste decine di anni, e ricordo anche che, come vedremo dai risultati delle indagini fatte, ci sono consistenti motivi per dubitare del fatto che sia stato fatto tutto il possibile per evitare queste conseguenze patologiche sulla popolazione. Per cui voglio ringraziare tutti quelli che hanno partecipato all'organizzazione di questo evento, il quale ha lo scopo di fissare un punto a livello internazionale sugli effetti delle pulsazioni radar sulla salute pubblica. E ricordo per esempio che proprio ieri l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha rilasciato le motivazioni per cui 2 anni fa le radiofrequenze sono state classificate come possibili cancerogeni per l'uomo. Ecco, da questi fatti non si può prescindere e bisogna trarre le conseguenze da queste affermazioni anche delle istituzioni. Grazie. E giustamente, come ha ricordato il dottor Marinelli, il ruolo fondamentale di Giovannella, non possiamo che iniziare con la relazione dell'insegnante Giovannella Maggini Mazzarella. La verità arriva alla gente se è vissuta. La vecchiaia è la sede della sapienza della vita. Queste sono 2 frasi espresse dal nuovo Papa Francesco, che è anche un ecologista, promotore e sostenitore della difesa dell'ambiente da ogni forma di inquinamento. Questo mi ha convinta che la mia lotta contro il radar di Potenza Picena non sia stata vana. È la storia di un radar, una vecchia storia di ordinaria negligenza,
di usuale reticenza, di colpevole inefficienza, come ce ne sono molte in questa nostra povera Italia. Tutto ha inizio su di una ridente collina della nostra bella costa marchigiana, nel comune di Potenza Picena, dove c'è una caserma dell'aeronautica militare, nella quale fu installato a soli 142 metri sul livello del mare un impianto radar per il controllo di un vasto campo aereo, un raggio d'azione di quasi 460 chilometri. È una base NATO. Però la scelta del sito non è stata la più idonea. Sono state ignorate le più elementari precauzioni, facendo sorgere la base militare in una zona densamente popolata, ricca di ville, case, di civile abitazione. Il Comitato Misto Paritetico della Regione Marche non tenne mai conto del vincolo paesaggistico di cui al decreto GPR 10221 del 6 gennaio 83 e concesse ugualmente all'aeronautica la servitù militare, procurando così un attentato all'ambiente e alla salute della cittadinanza tutta. Negli anni 70 venne assegnato il primo radar per avvistamenti a lungo raggio, era l'Argos 10, dotato di una potenza eccezionale che necessitava di un'enorme quantità di energia elettrica per il suo funzionamento. I conseguenti livelli delle emissioni delle onde elettromagnetiche da esso generate restarono un mistero. La popolazione era inconsapevole dei possibili rischi per la salute e le autorità evitavano il problema. Dai laboratori di fisica dell'Istituto Superiore di Sanità venne curata sì una raccolta di linee guida sulle radiazioni non ionizzanti. C'erano le implicazioni sanitarie, pericoli, patologie, protezione, istituzione di una commissione di indagine, informazione alla popolazione. Tutto però rimase per sempre sepolto in un cassetto dell'Ufficio di Igiene e Sanità. Già a partire dalla prima installazione, gli abitanti di alcune zone residenziali circostanti notarono l'insorgenza di strani disturbi agli apparecchi domestici ed industriali, televisori e radio che si accendevano e si spegnevano da soli, citofani gracchianti, cancelli elettrici impazziti, sofisticati congegni elettronici di alcune imprese locali messe fuori uso, macchine giocattole che si muovevano senza essere telecomandate. Che i fenomeni dipendessero dalle emissioni elettromagnetiche della base radar venne più volte confermato sia dalla RAI e sia dall'Escopos di Ancona. La gente, pur rassegnata agli inconvenienti su elettrodomestici ed apparecchi, cominciò a temere per la propria salute. Solo dopo insistenze e diffide ripetute, la Regione Marche e l'USL competente si rassegnarono a mettere in atto quello che avrebbe dovuto fare da tempo, cioè chiedere all'Istituto Superiore di Sanità l'accertamento e il controllo dei fattori nocivi e pericolosi sull'ambiente e sulla salute dei cittadini. Stranamente la richiesta finì sul tavolo dell'ISPES, che ha competenza limitata ai luoghi di lavoro. Che stilò una relazione rassicurante di assenza di pericolosità. Nei primi mesi dell'anno 89 si costituì l'ADER, Associazione Difesa Emissioni Radar, che contestò le conclusioni dell'ISPES e, coadiuvata dall'allora assessore alla sanità della Regione Marche, dottor Aldo Tesei, e dagli ospedali non solo della regione, svolse per 5 anni, dall'86 al 91, una capillare indagine sulla popolazione, diretta ad accertare
le patologie procurate dall'inquinamento elettromagnetico. I dati elaborati dall'Istituto di Statistica dell'Università di Ancona rivelarono solo per il tumore un aumento superiore a 4 volte la media regionale. Nel 92 all'Ader si unì il Tribunale dell'Ammalato, il Movimento Federativo Democratico e fu condotta una vera e propria indagine che portò ad individuare altre patologie controllate da ricercatori, chimici, medici, biologi, bioarchitetti, registrando un aumento record di tumori, ictus, infarti, convulsioni senza febbre e nascite di bambini con patologie congenite, con un'incidenza di decine di volte superiore alla media nazionale. Solamente nel 97 la Regione Marche iniziò ad occuparsi della questione mediante una delibera della Giunta regionale che aveva per oggetto la costituzione di un gruppo tecnico per lo studio delle problematiche sanitarie collegate al radar di Potenza Picena. Però il 21 ottobre del 97 la Regione emanò un decreto che ordinava il monitoraggio elettromagnetico del radar, ma con uno strano tempismo, dato che l'emanazione di questo decreto sul monitoraggio coincise perfettamente con la data in cui il radar Argos 10 venne definitivamente spento e disattivato. Quindi nessun monitoraggio, nessuna visura fu eseguita sull'Argos 10. Nonostante ciò però, nel 99 il gruppo tecnico nominato dalla Regione Marche affermò con formula ambigua che le emissioni radar non provocavano danni ai cittadini, ma che bisognava istituire un osservatorio epidemiologico sulla mortalità e sull'enorme incidenza del morbo di Crohn, per il quale a Potenza Picena si registravano 37 casi anziché 5 spettanti per casistica medica. Ancora oggi si sta attendendo l'indagine epidemiologica sia sul morbo di Crohn sia sulla tiroide, richieste da ben 9 anni all'ufficio epidemiologico della Regione Marche. Nel 99, dopo 2 anni di fermo, l'Argos 10 fu sostituito con il radar RA31SL, tuttora in funzione, di cui oggi è imminente la sostituzione. Sempre intorno al 99 si conclusero i primi limitati studi scientifici internazionali in cui si evidenziavano correlazioni tra esposizioni a campi elettromagnetici ed alcune patologie oncologiche. Nel corso degli anni successivi, fino ai giorni nostri, la problematica è più volte saltata alla cronaca ed è stato oggetto di interrogazioni parlamentari, discussioni politiche e qualche controllo sanitario. Ma ciclicamente e puntualmente l'argomento veniva accantonato dopo brevi campagne di misurazioni da parte della stessa Aeronautica Militare e dall'ARPAM, come è successo anche ultimamente. Gli articoli sui giornali del politico di turno completavano l'opera tranquillizzando la popolazione sugli esiti rassicuranti delle misurazioni. Tutto rientrava sempre nella norma, mai che un organo di controllo avesse rilevato una difformità, nessun dubbio, nessuna incertezza. Il nostro Tribunale della Salute inoltrò la Procura di Macerata, Ancona, L'Aquila, 22 denunce, compresa l'ultima, quella del CEM, per danni alla salute delle popolazioni di Potenza Picena e comuni limitrofi, tutte hanno avuto sempre l'esito dell'archiviazione. Una magistratura dove vige soltanto la paralisi della giustizia. Ma la realtà della semplice osservazione dei fatti è in stridente contrasto con le rassicurazioni istituzionali.
molti autorevoli istituti e ricercatori a conoscenza della nostra storia hanno manifestato le loro profonde preoccupazioni. Dottor Valsè Pantellini, membro dell'Accademia delle Scienze di New York, il dottor Roberto Monti del CNR, sempre nel 92, il professor Maltoni dell'Istituto Ramazzini di Bologna nel 99, l'ingegner Francesco Grianti dell'Università di Urbino nel 2002 e il dottor Marinelli nel 2012. Oggi in molti altri siti radar sono previsti gli ammodernamenti e le sostituzioni dei vecchi radar. Con la nuova versione e si è sollevata la protesta. A Niscemi il governatore Rosario Crocetta ha ottenuto lo stop definitivo del radar USA. Il nuovo radar entrerà in funzione a Potenza Picena, è il RAT 31DL. Immaginiamo fin d'ora cosa ci diranno, che è un radar più tecnologico, meno potente e quindi ancora più sicuro. E comunque, come al solito, i dati tecnici rilevanti ai fini delle valutazioni della relativa pericolosità sanitaria saranno classificati, ovvero coperti da segreto militare. Il numero record però di tumori, morbo di Crohn, ictus, infarti, convulsioni senza febbre, nascite di bambini con patologie congenite, eccesso di tante altre patologie, nel nostro comune non possono essere solo fatalità. È un nostro diritto conoscere finalmente la verità per avere quella giustizia sulla nostra salute anelata da ben 30 anni di lotte. Ci sembra doveroso per l'impegno civico. Diamo ora inizio ai lavori del convegno. Questo convegno è stato organizzato con l'intento di portare un ponte di conoscenza tra le rilevazioni scientifiche effettuate sui segnali a radiofrequenza del radar e le patologie presenti sul territorio. È stato suddiviso perciò in quattro sessioni che riguardano gli studi in vitro e tutto quello che riguarda le influenze del segnale radar sulle cellule, e gli studi in vivo dove sono state fatte delle indagini che riguardano non solo le persone ma anche animali. E gli studi epidemiologici che hanno preso a mano anche i dati della vecchia indagine del Tribunale della Salute della Mazzarella, in cui i dati sono stati presi sia intervistando personalmente la popolazione sia dalle risultanze dei tabulati dell'unità sanitaria locale, e da ultimo la sessione che riguarda gli aspetti legali, perché la presenza del radar costituisce comunque un contenzioso tra interessi diversi che sono
come ricordavamo prima, quelli della difesa dello spazio aereo da contemperare con la salute dei cittadini. E alle 17:40 si darà inizio alla discussione e al dibattito, e nel quale si cercheranno di tirare le conclusioni di questa giornata di studio. E diamo la parola quindi al professor Sperini con una relazione che riguarda le caratteristiche dei segnali radar con cui abbiamo a che fare in questo territorio. Mi presento, sono il dottor Massimo Sperini, sono un fisico, insegno elettronica e telecomunicazioni, faccio all'Università Tor Vergata di Roma la parte sperimentale, quindi le misure al corso di inquinamento elettromagnetico che viene tenuto alla facoltà di ingegneria. E sono circa 20 anni che lavoro nel gruppo di ricerca del professor Scalia, di cui ci interessiamo della modellistica di interazione tra campi elettromagnetici e sistemi viventi. E oltretutto abbiamo fatto una ricerca storica, fin dai primordi in cui si sono cominciate a utilizzare le tecnologie elettromagnetiche, e quindi hanno cominciato gli studi sia biologici che di tipo medico su quelli che potevano essere gli effetti sulla salute di queste nuove tecnologie, perché all'inizio del secolo queste erano nuove tecnologie. Io farò un successivo intervento in cui si parlerà dell'informazione e in qualche modo di quella che è la corretta informazione su queste tecnologie. In questo momento mi hanno chiesto di fare una breve introduzione su quello che possono essere gli aspetti che ci interessano a noi del radar. Io dirò poche cose perché poi questi temi saranno ripresi dai relatori successivi. Del radar cominciò a parlare Guglielmo Marconi fin dal 1922. Lui ipotizzò che una nave poteva, attraverso un fascio di onde elettromagnetiche riflesse da una superficie metallica, e calcolando la distanza del fascio riflesso si poteva individuare la posizione di un'altra nave a distanza. L'idea fu poi sviluppata in Inghilterra, ma non abbiamo il tempo di fare questo tipo di storia. Sappiamo soltanto che nel 1930 il nome radar, che letteralmente vuol dire praticamente apparecchio radio, tradotto in italiano, che scopre e localizza. Nel 1950, ovvero subito dopo la fine della Seconda Guerra, soprattutto negli Stati Uniti, quando i sistemi radar nel periodo della Guerra Fredda erano importantissimi, iniziano una marea di studi su quelli che erano gli effetti biologici del personale all'inizio militare e poi civile esposto a questo tipo di radiazione. Questo portò poi ai primi standard americani e questa non è la sede per una ricostruzione storica. Noi sappiamo che ci sono tutta una serie di effetti del radar che sono considerati effetti cosiddetti termici, dovuti al riscaldamento dei tessuti quando la radiazione elettromagnetica impatta su di loro. Recentemente
sono stati pubblicati, grazie a una serie di associazioni americane, una marea di documenti declassificati che indicano come già in quegli anni, negli anni 50, erano noti anche effetti propriamente non termici, quindi non dovuti al riscaldamento dei tessuti, che per ragioni militari venivano secretati. Ma torniamo a quello che interessa la popolazione di Potenza Picena. Di un radar, fondamentalmente, soprattutto un radar a impulsi, interessa l'impulso elettromagnetico che viene emesso dal radar. Il parametro è, dal punto di vista del campo elettromagnetico che incide il sistema biologico, è il campo di picco. Il campo di picco è la realtà fisica con cui ci dobbiamo misurare, il quale ha un certo valore che si misura in volt su metro, e poi c'è la durata dell'impulso, in genere dell'ordine del microsecondo. Quello è il periodo di tempo in cui il campo impatta sull'organismo vivente. Ma di questo parleranno poi altri oratori. Poi abbiamo la frequenza a cui si opera. Sono tutte frequenze dell'ordine del gigahertz. Gigahertz significa 10 alla 9 hertz, quindi siamo in frequenze che sono molto oltre le onde radio che normalmente conosciamo delle stazioni radiotrasmittenti. Sono almeno 1000 volte più grandi. Sono le stesse frequenze simili a quelle che sono usate nei cellulari, soltanto che nel caso del radar la potenza emessa è molto maggiore. Qui, per quel che ne sappiamo, sono stati utilizzati, almeno da quello che risulta dalla documentazione, tre tipi di radar. Il primo era l'Argos 10, che lavorava in banda L. Banda L si intende un intervallo di frequenza da 1 a 2 GHz. Poi è stato usato dal 99 il RAT 31SL, che è in banda S, quindi 2-4 GHz, che sarà sostituito da quello che si dice dal RAT 31DL, che sarà di nuovo in banda L, e quindi ritorniamo alle frequenze precedenti. Il grosso problema è questo: tutto ciò che attiene ad ambiti militari è quasi sempre segretato per ragioni di sicurezza nazionale. Noi sappiamo da materiale che proviene da documenti che sono stati declassificati e quindi proviene dagli Stati Uniti, che questo tipo di frequenze viene usata in applicazioni di tipo militare, e sappiamo che le frequenze che vanno da 900 MHz, quindi all'incirca 1 GHz, fino a 2,4 GHz, penetrano molto profondamente nei tessuti, come vedremo poi altri oratori ci indicheranno. Quello che ci interessa e che volevo sottolineare è che sarebbe interessante, perché la NATO ha un proprio standard che per ora sappiamo che risale al 1982, almeno dai documenti che sono pervenuti. Questo è il nome dello standard, se vai avanti. Quello che è interessante, che emerge da questa tabella, è il fatto che non c'è nessuna distinzione, così come erano tutti i primi standard, come potete vedere, tra radiazione elettromagnetica ad onda continua, modulata o a impulsi. Come vedete, c'è un limite di durata di tempo che è 10 ore e si parla di 200 volt di valore efficace in questo caso specifico. E se puoi proseguire. Vai avanti. Allora, noi sappiamo che il limite dell'ICNIRP, che è uno standard, non è la legge, è soltanto un provvedimento temporaneo in attesa di un decreto legge,
è di intorno a quelle frequenze, è 1391 volte su metro, all'incirca intorno a un gigahertz, vai. Lo standard della NATO è minore di 200 volt metro. Questo standard fu a suo tempo, nell'82, sottoscritto integralmente da Lussemburgo, Norvegia, Grecia, Portogallo e Turchia. Vai. Molti altri paesi non lo sottoscrissero modificando i limiti, perché alcuni li ritenevano troppo elevati. Vai avanti. Avanti. Dopodiché, in questo standard, se vai all'uno, c'erano degli allegati che riguardavano, qui si parla sempre di personale militare, che riguardavano la sovraesposizione o il pericolo. Una cosa che voglio far notare, che è molto importante, e con questo concludo il mio intervento, vai al punto B, vai. Ecco qui, tutte le volte che si suppone che ci sia un'esposizione, si consiglia un controllo dell'apparato visivo, perché il primo effetto che fu scoperto del radar era la cataratta all'occhio, e soprattutto un esame elettroencefalografico. Questo fatto è molto importante, come poi parlerà subito dopo, ci spiegherà subito dopo il professor Scalia, perché fino ad oggi tutti quanti, diciamo, la posizione ufficiale ci dice che non ci sono pericoli e non ci sono effetti per il tessuto cerebrale. I militari però se ne preoccupano. Io direi che sarebbe molto interessante, ma purtroppo non lo potremo sapere, anche se adesso continuano a venire a galla documenti e dati precedentemente segretati, quali erano le conoscenze, perché i militari hanno fatto tantissimi studi, e direi che per ora è sufficiente che la popolazione sappia che esistono, oltre allo standard dell'ICNIRP, anche altri standard, e gli standard sono delle raccomandazioni di cui poi parleremo successivamente. Io vi ringrazio e spero che sia stata chiara questa introduzione. Diamo la parola al professor Massimo Scalia per l'intervento che riguarda i livelli di sicurezza delle esposizioni a campi elettromagnetici. Mi scuso con i colleghi per parlare in italiano, ma siccome diciamo sono molti italiani, parlerò in italiano. Peraltro la relazione è più ampia, verrà data anche in inglese. Mi scuso con tutti perché la mia voce è questa e non migliora con continuare a parlare. Vabbè, questa è la figurina tradizionale dell'onda elettromagnetica, quella appunto emessa da una sorgente di onde elettromagnetiche. Nella schematizzazione cosiddetta di onda piana, sostanzialmente quando stiamo sufficientemente lontani dall'origine del campo elettromagnetico. Questa è la suddivisione dello spettro elettromagnetico, che è in frequenza, che è amplissimo, si potrebbe fare anche in lunghezza d'onda, e che va da pochi hertz a terahertz e poi ancora di più, ma qui stiamo pensando a tutto, quindi ci sono anche i raggi gamma o i raggi X, che non fanno parte di quello che stiamo, di ciò di cui stiamo parlando oggi, perché stiamo parlando soltanto di radiazioni non ionizzanti. Vedete segnate in rosso le frequenze operative dei radar, in particolare è stato già ricordato della macchina presente qua a Potenza Picena,
LOS, la classificazione militare. Del radar vi è stato già detto che è un acronimo, qui è esplicitato Radio Detecting and Ranging, e ovviamente con l'uso dei radar durante la guerra comincia la vastissima letteratura e scientifica e di divulgazione per quello che riguarda l'interazione campi elettromagnetici generati dai radar, organismi biologici, salute dell'uomo. Qui lo schemino di come l'onda arriva sul corpo umano. E qui arriviamo alla prima modellistica, sulla base della quale sembrerà un po' noioso e arido, ma quei limiti di esposizione che sono stati già segnalati derivano dall'aver supposto un certo tipo di modello del corpo umano, in particolare della testa, perché quelle patologie, quei disturbi a cui si è già accennato, eminentemente riguardavano il sistema nervoso centrale. Allora, la testa viene inizialmente, in quello che poi è il modello che è rimasto il modello ufficiale, quello di Schwann, considerata come una palla rotonda, d'accordo? E poi 10 centimetri di raggio, sempre nello schema di campo lontano, e questa palla è riempita con un materiale conduttore che abbia le proprietà elettriche del tessuto cerebrale. Qui vedete che ci si riferisce a una densità di potenza S inferiore a 10 milliwatt su centimetro quadro. Anche qui la stima fu conservativa, nel senso che si divise per 10 quello che si supponeva l'impatto elettromagnetico sufficiente a riscaldare i tessuti, il famoso effetto termico. Il problema di fondo è però che il punto di vista dominante ammette soltanto effetti termici o acuti ed esclude invece effetti di lungo termine o effetti più gravi, proprio perché appunto si suppone che le onde elettromagnetiche non riescano a penetrare, sulla base di questo modello di Schwann, non riescano a penetrare nel cervello e arrivare alle cellule cerebrali e ai neuroni. Ecco, nel 92 viene invece proposto questo modello di Custer e Balzano. La scatola, la testa è una scatola con le dimensioni che vengono dette, modello che è senz'altro più interessante, perché è fatto meglio, tra parentesi, e perché, come ben vedete, invece ammette come che la radiazione elettromagnetica, vengono indicate le frequenze, no? possa superare la barriera ossea, il centimetro composto da pelle, teschio, e possa andare dentro al cervello con i valori di campo, i valori di densità e di potenza che qui vengono proposti come stima di calcolo. E qui poi, diciamo, è una nota quasi di affetto, è il modello proposto da Ronald King, un signore che nel 95 mi pare avesse già 90 anni e che però è quello che onestamente pone da un punto di vista fisico-matematico il modello nelle condizioni migliori, perché fa molto bene uno studio delle cosiddette condizioni al contorno. Devo dire che quando ci ho fatto fare una tesi l'anno scorso, i matematici hanno rilevato, ma è un po' povero come matematica. Peccato che invece dal punto di vista dei problemi che affrontava, per esempio, metteva in risalto che la componente fondamentale di campo elettromagnetico è quella verticale e che le condizioni al contorno le devo porre eminentemente per questa componente. Sono dettagli, diciamo, tecnici, adesso non voglio annoiare, però è un modello fatto molto bene. Scusate, qui attirò la vostra attenzione su quel EMR, ci servirà dopo, è il valore della
componente radiale del campo che arriva sulla membrana cellulare. Quel 735 è ovviamente un numero magico che corrisponde al calcolo della costante dielettrica e della conducibilità elettrica delle cellule cerebrali. Ecco, come vedete, adesso non pretendo che abbiate memoria, ma sostanzialmente anche questo modello, ancorché più raffinato, riproduce valori abbastanza simili a quello precedente e in ogni caso abbiamo due modelli fatti bene, uno appunto più raffinato dell'altro, questo di King, che ci testimoniano una cosa sicura, cioè la radiazione elettromagnetica arriva fino a 5-7 cm dentro il nostro cervello, supera la barriera formata dalla scatola cranica e arriva sul tessuto cerebrale. Qui insomma, con l'aiuto di una figurina, ecco, è importante capire che appunto la radiazione elettromagnetica, stiamo pensando adesso a radar, ma il discorso vale più in generale, induce un campo elettrico che arriva sulla membrana sia delle cellule sferiche sia delle cellule allungate che sono operate dal campo. Cellule allungate, pensiamo, come vedete nella raffigurazione, ai neuroni. Qui diciamo, qui veniamo appunto a quelle MR che dicevo prima, cioè i valori del campo elettrico radiale sulla membrana, e qui sono riportati i valori, stiamo dentro al cervello, stiamo sulle cellule sferiche o allungate, queste sono quelle sferiche interne al nostro cervello. Qui, scusate, attiro la vostra attenzione, perché si parla di campi endogeni nella membrana. Vedete, il campo elettrico della membrana naturalmente è elevatissimo, addirittura 10 alla 7 volt su metro. Attenzione però, come campo statico. Se noi andiamo a vedere questo campo in corrispondenza al gigahertz, questo campo è un campo piccolissimo, addirittura si riduce ai nanovolt su metro. Che vuol dire campo endogeno? Sono i campi elettrici prodotti dalle oscillazioni, chiamiamole così, elettriche, di componenti della membrana, in particolare di proteine, va bene, che generano campi elettrici. E su questo poi il professor Barteri, insomma, si dirà cose più ampie e significative. A me solo il compito di attirare la vostra attenzione che questi campi elettrici generati da componenti della membrana cellulare, proteine, hanno frequenze dell'ordine del gigahertz e intensità di campo dell'ordine del nanovolt su metro. Attenzione, perché sottolineo questo? Perché questi numeri vanno confrontati con il campo indotto dalla radiazione esterna sulle cellule, sempre sulla frequenza di 800-900 del gigahertz, diciamo, che come vedete è un campo che può essere molto intenso. Attiro subito la vostra attenzione sul fatto che può essere miliardi di volte più intenso. Qui è nanovolt, qui è volt, non so se ci rendiamo conto. Nanovolt è 10 a meno 9, è un miliardesimo. E veniamo ad acqua buona, questi sono i numeri e quindi in qualche modo fortunatamente il modello che ha studiato King assumeva esattamente come campo elettrico 50 volt su metro, che sono esattamente il valore di picco che le misure dell'ARPAM e quelle della CISAN hanno rivelato, cioè stiamo ordine 50 volt su metro, 46, 52, 68 e 8. Allora, con questi valori sicuramente stiamo al di sotto di quello che è accettato ufficialmente come unico effetto possibile, l'effetto termico, il riscaldamento del tessuto sanguigno.
Quello che invece non è accettato, nonostante i migliori modelli lo prevedano, è che ci possano essere effetti a lungo termine. Anche qui, queste radioonde pulsate del radar hanno una durata di microsecondi. Questa durata di microsecondi va confrontata con i tempi delle dinamiche cellulari proteiche che prima ricordavo. Questi tempi sono tempi dell'ordine del nanosecondo. Quindi, viste le cose dal punto di vista di queste sostanze proteiche o proteine, il tempo di esposizione che loro hanno a una frequenza pulsata del microsecondo è migliaia di volte. Nano, micro, va bene? È come se queste proteine restassero esposte per un tempo migliaia di volte superiore a quello che è il loro tempo di azione naturale. Allora, diciamo, qui mi sto avviando a concludere. Il campo indotto sulla membrana cellulare dall'onda elettromagnetica esterna genera impulsi di corrente del microsecondo e quindi interferisce con i piccoli campi endogeni, ma già ve lo anticipavo, che si trovano nella membrana cellulare e che operano a frequenza del gigahertz, e con tutti i processi metabolici di trasmissione di informazione che avvengono nella cellula con tempi minori del nanosecondo. Io credo di aver fornito, e non voglio andare più alla lunga, anche perché la mia voce è terribile, mi sento e mi dà fastidio sentirmi, diciamo, al di là di ogni ragionevole dubbio, i migliori modelli fisico-matematici affermano che c'è una penetrazione da parte delle onde elettromagnetiche, delle frequenze che stiamo considerando, dentro al cervello fino al livello di membrana cellulare, e che questa penetrazione non è, per così dire, indolore, tra virgolette, ma interferisce in maniera più che significativa con quelli che sono le dinamiche, chiamiamole così, della membrana cellulare, delle proteine presenti nella membrana cellulare, in virtù del rapporto di tempi e di intensità di campo elettrico che ho riportato numericamente e che quindi spero siano stati sufficientemente chiari. Grazie. Abbiamo qualche minuto per eventuali domande che ci sono rispetto alle relazioni fatte. Allora, io volevo ringraziare il professor Scalia perché la discussione è stata molto interessante. Volevo sapere, per quanto riguarda il modello fisico-matematico adottato, evidentemente si è fatto un modello sulla base delle caratteristiche fisiche e fisiche del liquido biologico del cervello. Queste caratteristiche sono riprodotte in che modo? Cioè, se è stato fatto un esperimento di conduzione, di misurazioni bioelettriche, oppure è stato solo ipotizzato in termini di costante di elettrica? Di... Ti conviene venire qua. L'ultra novantenne King ha fatto tutte e due le cose. Ci ha fatto sia una stima teorica assumendo valori teorici corrispondenti al tipo di materiale che simulava la materia cerebrale e quindi ha assegnato dei valori di epsilon e sigma, costante di elettrica e conducibilità elettrica, e però poi ha fatto anche dei test per vedere che quei valori avevano un buon livello di affidamento perché erano vicini ai valori misurati. Quindi c'è stata sia una stima teorica sulla base del mio modello, sia il confronto tra valori teorici stimati e valori sperimentali.
devo dire anche onestamente che io non ho fatto il check di queste cose, anche perché, diciamo, perché no, perché non c'ho un laboratorio che me lo consente di fare, e perché sostanzialmente sulla base dell'attività che ha svolto King, che devo dire è stato una sorpresa una quindicina d'anni fa, quando incontrammo nella letteratura scientifica questo personaggio, fu quello che, come dicono gli avvocati, ictu oculi, trattava la materia nel modo più corretto e nel modo migliore in cui, dal punto di vista teorico, questi problemi si possono affrontare. Di più, ci ha messo anche la parte sperimentale. Non casualmente molte delle sue pubblicazioni stanno nelle riviste della IEEE, quella dell'ingegneria, per capirci, quella sperimentale.